lire, la seconda 100, la terza dolore e spavento. C'è un po' di puzza, di sudore che viene dal boccaporto, è un odorino di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le mille lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. Si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamato, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo, che quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. Prima classe, innamorata del proprio cappello. Quando la sera lo vide ballare, lo trovo subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio, così difficili da evitare. Penso magari con un po' di coraggio, prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica. Per noi ragazze di prima classe, che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di terza classe, che per non morire si va in America.